Sono successe tante di quelle cose in questa puntata che non saprei nemmeno da dove cominciare, ma per metterle un po' in ordine andiamo dritti con la nostra card. Tully Blanchard accompagna gli FTR nel loro match di coppia e forse sancisce un sodalizio destinato a grandi cose, soprattutto con il Gauntlet Match che vedrà la prossima settimana l'assegnazione di una title shot a All Out. I promo sono stati tutti molto interessanti, ma i due per il titolo sono stati davvero splendidi. La faida per il pay-per-view è davvero decollata. L'azione in ring è incredibile per il 4 contro 4, ma alla fine le incomprensioni del team degli Hill l'ha fatta padrone, mandando all'aria i piani della compagine che viene incredibilmente riunita dalle parole di Eddie Kingston. Cassidy e le Champion, Lauren Juice e The Bubbly formeranno, come giusto che sia, un mimosa. Cerchiamo un po' di immaginare questo strano match. L'Elite scricchiola ancora, vince ma non convince nell'unione che dovrebbe contraddistinguerli. Omega sempre più verso una versione cleaner, forse. È pronto davvero per tornare in singolo. Allin si sbarazza di Hobbs, ma la cosa incredibile è Ricky Starks che arriva, fa un promo da urlo e sfida Allin in pay-per-view. Matt Hardy interrompe il solito Guevara con i cartelli, lo picchia come se fosse un bambino e lo scaraventa su un tavolo, preludio del match della prossima settimana a Dynamite. La finale del torneo va alla coppia sudamericana ed è subito gaudio e soddisfazione per tutti noi amanti del wrestling. Ora speriamo che le due vengano messe sotto contratto. Mr. Brody Lee è nuovo TNT Champion. Cody soccombe dopo una battaglia tutta a favore dell'Exalted One che, oltre a diventare campione, distrugge tutta la Nightmare Family. Ora mettetevi comodi, sigla e poi sarà Elite Sunday. AEW Italian Podcast, tutti i venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Eccoci qua, benvenuti Elite Friday, episodio numero 54 bis. Mi sembra di enunciare una legge, che ne so, del codice stradale, una cosa del genere. Invece sto parlando della puntata che va a corollario di questa settimana. Abbiamo appena finito di vedere Dynamite, un Dynamite spostato il sabato per i playoff, ma siamo subito pronti a godere, perché questo spettacolo è stato davvero importante. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Ci sono tantissimi argomenti ed è chiaro e evidente che non posso parlarne da solo. E quindi bando alle ciance, oggi non abbiamo veramente il tempo, è stata una puntata, lasciatemi fare questa citazione, total non-stop action. E quindi devo assolutamente invitare Fabrizio, con il quale dovrò insomma fare un po' i conti con queste tante cose successe, i tanti argomenti, quindi facciamogli squillare il telefono. Ciao Fabrizio, benvenuto a questo secondo appuntamento settimanale con Elite Friday, che si chiama però oggi incredibilmente Elite Sunday, quindi sappi che oggi abbiamo addirittura cambiato nome. Intanto benvenuto. Grazie mille, spero, cioè, sappiamo che dovremo fargli degli Elite Sunday, speriamo di non abituarci. Però. Assolutamente, ma cogliamo la palla al balzo, la prossima settimana Dynamite sarà di giovedì, quindi riusciremo a fare quasi tutto. Anche la prossima settimana non ci sarà l'Elite Friday Late Night Show, per ovvie ragioni facciamo uscire il podcast sostanzialmente verso le 18 e quindi è praticamente improbabile che la maggior parte delle persone riescano a sentire Elite Friday e poi a fare anche questo post cena. E quindi se riusciamo a organizzare ci sarà invece questa volta, incredibilmente in questo periodo così, un Saturday afternoon, quindi se riusciamo sabato pomeriggio facciamo una diretta su Instagram, sempre vedo di farla condurre da Fabrizio perché io probabilmente tra l'altro non ci sono, quindi il corollario anche la prossima settimana si sposta per ovvie ragioni, perché comunque quando si sposta Dynamite pensate che qualcosina anche noi dobbiamo rivedere per riuscire a star dietro a tutto. Fabrizio, abbiamo aspettato 2 giorni in più, 3 giorni in più anzi, però porca miseria che puntata, ce ne fossero di puntate così in giro per il wrestling. Eh sì, molto probabilmente è una delle puntate migliori che abbiano mai fatto, spero per loro che il discorso di sabato in serata, tra l'altro nemmeno in prima serata,
sia servito, perché comunque fare una puntata così bella e molto probabilmente avere meno ritorno di pubblico ti verrebbe un po' da... Loro hanno fatto bene a metterla giù così, perché ci mancherebbe, però può darsi che non ne colgano i frutti, può essere, spero di no, però faccio fatica a pensarlo. Guarda, ci stavo pensando giusto ieri sera, no? Quando sostanzialmente per noi su Fight è partita all'una di notte la puntata, mentre invece su TNT è partita, sempre orario italiano, a mezzanotte e 35 più o meno. E il motivo è perché la partita di basket dura un tempo indefinito e quindi quando finisce parte poi il programma dopo. E Dynamite sostanzialmente è partito una volta finito quello che è uno degli sport principali. È sicuramente importante lo slot a quell'ora, perché comunque è l'ora dove più o meno si cena negli Stati Uniti, e questo porta inevitabilmente le persone a stare lì in casa indipendentemente da tutto. Forse sarebbe stato peggio da un punto di vista degli ascolti se fosse stato in prima serata di sabato, dove magari la gente esce, giustamente, cioè magari al di là del Covid di questo periodo, però io immagino che molti che guardano il wrestling durante la settimana il sabato cerchino di limonare quantomeno, cioè di fare qualcosa di diverso. Sì, si sono trovati nella fascia orario cena e preparativi per uscire, o qualcuno già uscito per chi va fuori cena. Quindi è un orario un po'... È un po' la loro vera prima serata, di fatto, quando da noi adesso ormai va al TG che un tempo cominciavano i film. Quindi bisogna vedere, perché il sabato purtroppo, cioè purtroppo per loro ovviamente, sappiamo che è giorno di uscita, quindi boh, vediamo soprattutto sì. Quell'orario lì in America. Perché, sì, 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 in effetti non è uno spoiler, in America quello è proprio orario, è come per dire per noi le 8:30, cioè quindi è... Beh, il primo... per il modo di vivere. È il primo slot pseudo interessante, cioè è un po' come da noi quando adesso alle 19 più o meno va in onda da una parte l'Eredità e dall'altra uno dei programmi di Mediaset, cioè è la prima fascia in cui si tende a portare il pubblico davanti al televisore. Poi la vera prima serata è più o meno a cavallo del periodo in cui hanno fatto loro la puntata. Insomma, per essere di sabato, tutto sommato non è andato neanche male l'orario. Speriamo che ci siano gli ascolti, speriamo che qualcuno dal basket si sia fermato, magari qualche vecchio spettatore che non aveva ancora dato la possibilità all'AEW. Vediamo, vediamo. Tra l'altro, Fabrizio, hai detto una cosa interessante, cioè c'era un tempo in cui da noi i film andavano più o meno all'orario in cui adesso vanno i telegiornali, ed era un periodo quello in cui Tully Blanchard era campione di coppia, era sui ring e cazzi e mazzi. Quanto ho goduto, secondo te, a vederlo a bordo ring con gli FTR, che sono nettamente uno dei team che si ispira di più a quel tipo di wrestling? Presumo che abbiano goduto di più gli FTR, perché ormai gli vengono i luccichini agli occhi stile cartoni animati quando vedono parlando di Tully Blanchard, quindi proprio cambiano aspetto totalmente, e in più anche con la giacca degli FTR, quindi se gli ha fatto anche onore, che credo che gli FTR, altro che mettersi la giacca di Tully e Arn Anderson, cioè piuttosto credo che se la siano tenuta lì messa in una tecla, perché non cambiano proprio atteggiamento, diventano dei bambini di fronte a un giocattolo enorme proprio. Davvero enorme, tra l'altro giacca molto old school. E anche lì mi ha fatto venire in mente le giacche di Bobby the Brain Heenan, RIP, è uno dei miei eroi di quando ero bambino, dei miei eroi heel, uno dei primi che mi ha fatto, insomma, quell'effetto lì. Allora, partiamo subito da chi è stato... Il Bomber, però sai, un po' luccicoso, un po'... Quindi, molto anni 80. Bomber the Brain Heenan, insomma. E, partiamo dagli sconfitti, partiamo dai private party. Io li sto trovando sempre più solidi, stanno probabilmente capendo cosa significa lottare in televisione, cosa significa lottare e farlo bene. Davanti avevano una coppia che sicuramente li ha aiutati tantissimo a fare bella figura, però Private Party pollice veramente alzato, cioè è una sconfitta che non c'entra niente col fatto di aver perso, una sconfitta contro un grande team, un team papabile per andare
a prendersi le cinture, è un team che sicuramente è lì per fare la storia e ha uno storico alle spalle. Quindi come ti sono sembrati i private party? Sì, contro gli FTR sono andati molto bene, ma era una cosa che dicevamo, i private party per un po', a prescindere poi che perdano, cioè chi se ne frega quello, ma li devi comunque sempre far girare, sempre comunque far girare tra appunto FTR, Lucha Bros, Proud and Powerful, Hybrid of Two, li devi far girare un po' con quelle Young Bucks, devi far girare un po' con le coppie migliori per un po', e poi per un discorso, cioè si devono abituare, poi la volta che affronteranno, che ne so, Sonny Kiss e Janella, con tutto rispetto per Sonny Kiss e Janella, però è una coppia comunque formata da poco, è lì poi che devono dimostrare che gli incontri contro le coppie importanti gli sono serviti. Poi tanto i private party, cioè, possono perdere anche 20 incontri in questo momento, cioè non è quello il problema, perché tanto poi ce n'hanno di tempo di rifarsi e ci mancherebbe ancora. Però devono dare continuità, e per dare continuità adesso devono prendersi un bel po' di sconfitte contro le coppie importanti, però devono un po' fare da jobber, ma giustamente ci mancherebbe ancora. Sì, jobber di lusso in questo caso, nel senso che comunque quando sei davanti a loro sai che hai degli atleti davvero capaci di fare grandi cose e di farle bene, e questo è importante. Quindi io credo che per loro la strada nel futuro sia veramente spianata, e hanno anche la possibilità poi di avere contatti con Matt Hardy, che per loro è un idolo assoluto. Abbiamo scoperto proprio che per loro gli Hardy Boys erano una cosa incredibile, quindi sicuramente avranno occasione di prendere tutti i vari consigli per tutto quello che insomma può servire loro a diventare dei grandi. Per quanto riguarda invece gli FTR, insomma, questi ragazzoni hanno vinto, e chi pensava non avrebbero vinto? Onestamente sono davvero in rampa di lancio, li vedo anche papabili vincitori di questo Gauntlet, che la prossima settimana fa due cose importanti. Primo, mette chiarezza una volta per tutte, diciamo, per quanto riguarda l'incontro per i titoli di coppia. Poi che questa chiarezza sia eventualmente che rimangono Bucks, FTR insieme, magari c'è un pareggio, qualcosa di strano e diventi un match multiplo, comunque non lo sappiamo ancora. Però sicuramente mette chiarezza, cioè la prossima settimana Gauntlet match, chi vince questo Gauntlet va per i titoli di coppia. E questa cosa è importante per il secondo motivo, che credo che sia una delle parti fondamentali in realtà. Finalmente vediamo che cazzo significa il ranking, cioè sfrutti la situazione dei playoff, se ci fai caso. I playoff cosa fanno? Prendono le prime 8 squadre della conference e le mettono la prima contro l'ottava, la seconda con la settima, la terza con... cioè, capito? In questo caso, quando tu hai questi tipi di incontri, sfrutti il ranking facendo un gauntlet, tra l'altro non un gauntlet come al solito stile WWE, che non sai chi cazzo arriva, ma qui sai esattamente qual è l'ordine e qui sai esattamente come potrebbe essere costruito, ed è interessantissimo perché finalmente vediamo il senso del ranking nella categoria di coppia, quando per esempio sono tanti con risultati molto simili. Sì, la parte non che stona, si fa per dire, è che comunque di fatto hanno creato un'altra storyline però per arrivare a un match titolato, che ormai sembrava abbastanza certo, oltre ai poltretto, o comunque se ci fosse qualcosa tra Bucks, Omega Page e gli FTR, più vabbè Dark Order siano stati di fatto eliminati la settimana scorsa. Quindi questa è la parte negativa, perché nel senso hai lavorato quanto 2-3 mesi più o meno, e poi magari si arriverà molto probabilmente all'incontro tipo FTR contro Omega Page, però di fatto si toglie dalla contesa una coppia per cui è stata creata la faida, a prescindere da chi possa vincere o no. E però un gauntlet fatto così sembrerebbe fortunatamente fatto bene. Beh, diciamo comunque... che trova una costruzione quantomeno, cioè c'è un ranking, mettiamo quelli del ranking nel modo corretto, poi tu mi dica il modo non è corretto, però loro gli hanno dato un ordine, e l'ordine io credo che sia fondamentale in questo momento di grandissima confusione per questo titolo. Uno, confusione, ma poi c'è anche il discorso, gli FTR al momento sarebbero in teoria i primi sfidanti,
cioè, è giusto che ne agevolino di questa cosa. Certo, il ranking dovrebbe essere fatto così. Esatto, quindi loro arriveranno belli freschi, se per caso gli ultimi, cioè i primi che entreranno magari si ritroveranno ancora in gioco e dovranno subire la freschezza degli FTR, meno male, giustamente. Non sono riusciti a dare un senso al ranking e un senso ai Gauntlet comunque. Sì, era una cosa perché, molto difficile. Perlomeno sai perché ti entra Tizio piuttosto che Caio, non... perché se no lo fai a sorpresa, fai un Gauntlet Max però a sorpresa, è diverso. Sì, però vedi, farlo a sorpresa è un po' come quando nel film dell'orrore senti il rumore alle spalle fortissimo, cioè in quel momento lì, mentre entra la coppia, dici caspita sono entrati questi due, però poi è finita, cioè nel senso non hai idea che possono magari vincere, solo la sorpresa di vederli uscire, no? È un po' poco. Mentre invece in questo caso, mentre guardi il primo match, sai già che, caspita, ora stanno per vincere questi due, però guarda quanto hanno dovuto lavorare, entrano quelli dopo e gli fanno il culo. Perché? Perché al momento dovrebbero essere più in forma in quanto davanti nel ranking. Cioè, ci sono delle cose interessanti e come dicevi tu, agevolare è corretto, agevolare poi è una parola grossa che poi il match lo devi fare, però agevolare quantomeno nell'ordine di ingresso credo che sia stata una cosa molto importante. Ho visto anche un po' scricchiolare il rapporto tra FTR e Hangman Page e quindi ancora di più mi viene in mente che saranno loro se proprio ci deve essere una sola coppia ad andare contro Omega e Page. Sì, sì, molto probabilmente sì, e c'è anche il discorso, a prescindere da come sono impostate le storyline, Omega e Page siamo abbastanza convinti che perdano il titolo. Io mi sorprenderei se te ne mantenessero, perché poi comunque si è creata anche una situazione dove Page di fatto, sì, agli FTR momentaneamente, ma sarebbe una cosa iniziale, e poi comunque ha scritto Brody Lee in testa, quindi in ogni caso lui ha già una storyline di fatto. Omega, e lo stiamo vedendo con i casini che sta avendo anche con Page stesso di fatto e con i Bucks, all'inizio ok, si può occupare di loro, però poi anche lui andrà a lottare completamente in singolo, quindi stonerebbe un po' che mantenere le cinture, perché sarebbe un allungare il brodo che forse non farebbe nemmeno troppo bene, visto che hai già impostato le storyline future, non tanto perché non avessi impostato niente, allora non ci sarebbero problemi. Avendole già impostate è meglio farle arrivare il prima possibile, così almeno risulta tutto lineare senza nessun problema, va, e prosegue come deve proseguire. E però appunto, ripeto, faccio molta fatica a vedere Omega e Page, e il discorso di Page che adesso sembra più allontanato agli FTR farebbe più pensare, che ne so, che al post Dynamite, al post, scusate, All Out, ci possa essere Bucks e Page contro FTR e Omega, tanto per dire una scemata. Che era poi la cosa che avevo provato a introdurre qualche settimana fa. Se ti ricordi, insomma, mi puzzava il fatto che proprio Page andasse dalla parte, diciamo così, degli FTR e che proprio Omega andasse invece in direzione opposta, quando c'erano già stati dei segni di cedimento strutturale per Omega, insomma aveva già dato uno quello. E poi su di Page i discorsi che facevamo a novembre, che non avrebbe mai potuto tornare, ma perché è stratifato proprio, non valgono anche adesso. Page, cioè, non può proprio tornare ormai, è quando dicevano l'anno scorso che era il volto face della federazione e non c'era riuscito, lui lo è per davvero adesso, quindi non puoi farlo tornare, non... cioè gli shocking moment servono una volta ogni morte di Papa. Ma no, poi caso, ripeto, cioè, c'è il rischio che lo shocking moment in quel momento lì ti dia una botta di adrenalina incredibile, ma poi non si concretizzi in nulla di altro. Cioè, ciò che mi spaventa dei momenti shock è che poi alla fine, diciamo, già dalla puntata dopo cominciano a essere poco interessanti. E quindi mi auguro veramente che continuino questa linearità, mi auguro che ci sia, se deve esserci, un incontro singolo, quindi FTR contro i due attuali campioni, che gli FTR vincano e poi si parta per Full Gear con la faida FTR contro Young Bucks, che è la vera faida. Questo è il punto chiave.
però hanno aspettato probabilmente che ci fossero dei titoli in palio, ma comunque lo scopriremo anche questo qua più avanti, nel senso che è inutile fare questo volo pindarico ora, vedremo quello che succederà a All Out e ci faremo delle idee anche nelle prossime puntate. Mentre invece Fabrizio, un'altra cosa che è in palio è il titolo del mondo, titolo del mondo che è stato tenuto in piedi ancora una volta da due promo. E bisogna dire le cose come stanno. Se si va avanti così, diventa molto bello vedere gli incontri in pay-per-view per le cinture e per concludere delle storyline. Perché di fatto, a parte un attacco abbastanza stronzo da parte di Mox nei confronti di MJF, non c'è stato niente, nessun contatto fisico, non si sono nemmeno sfiorati. Ma a botte di promo stanno tirando su una storyline molto convincente. Ti è piaciuto il promo di Moxley? Sì, sono della falsa riga di quelli che fa sempre lui, quindi cioè funzionano, quindi perché deve cambiare metodo? Non ben venga se mantiene il suo stile. Però risulta sempre convincente, così come comunque è risultato convincente anche MJF. E sappiamo che quello di MJF, fortunatamente ci sono solo due settimane, due puntate meglio, al pay per view, quindi non ci stuferà quel personaggio del... Però sappiamo che se fosse una cosa portata soltanto a due mesi di distanza, tra tre settimane diremmo per favore cambia, cioè non, nonostante lui sia bravissimo e non... Però adesso sappiamo che è una cosa che durerà un lasso di tempo, sappiamo anche quanto dura, quindi ben venga, ok. E fa bene a continuarla così, anche perché comunque gli sta riuscendo bene. E Moxley però continua a essere solido sia nei promo, prestazioni sul ring, ora vabbè in queste settimane in teoria non partecipa perché ormai l'incontro è annunciato, quindi non può perdere la cintura, a meno che faccia un incontro non titolato, un incontro di coppia, però quello non credo che capiti in queste due settimane. Poi ci sta anche che un incontro glielo facciano fare, però non ne vedrai il motivo e il caso nemmeno. C'è Wardlow che, dato che la prossima settimana fanno il contract signing, potrebbe insomma schierarsi ancora una volta da parte di MJF, come fece già per Cody, e dire ok, facciamo un non title match, sì, però ti faccio abbastanza il culo per preparare la strada al mio capo. Quella potrebbe essere una soluzione. Poi ripeto, l'hanno già fatto per Cody, potrebbe anche non essere così, però già il fatto che non sarebbe un incontro nella gabbia migliorerebbe un po' la situazione rispetto all'altra volta. Ovvio, se avessero preparato un match nella gabbia, allora mi sarebbero un po' gelati i coglioni. La cosa interessante, però, che si fa veramente interessante, a parte, vabbè, facciamo giustamente la parte del promo più bella di Moxley, è stata quando gli ha detto: ma guarda, un giorno andrai via dal seminterrato di casa dei tuoi, un giorno perderai la verginità, io sono morto lì, cioè pensavo veramente di mi stavo ribaltando, che Moxley, quella roba lì, tra l'altro considerando il fatto che sono promo liberi e scritti da lui, io penso anche, ma quanto cazzo si diverte a pensarle ste cose, no? Perché comunque cioè, è molto divertente buttata giù così, come dicevi, continua a essere convincente, anche perché proprio, nonostante lo stile sia quello, trova sempre delle nuove parole, di nuovi modi per rompere il cazzo alla gente, quindi bravo. Dall'altra parte invece, invocare il papà da parte di MJF mi ha completamente steso con queste lacrime agli occhi, cioè date un Oscar a quell'uomo, è da prendere e portare a Hollywood nel giro di 5 minuti e niente, cioè abbiamo veramente di fronte qualcuno che potrebbe farcela per i prossimi anni a tenere sulle spalle una compagnia del genere. Credo che gli faccia anche bene lottare con uno come Moxley, che è difficile perdere il titolo contro di lui, uno come Moxley che può fare per MJF lo stesso effetto che fanno quelle sconfitte per i private party, e quindi aiutarlo a crescere, perché fare delle buone performance, arrivare nel main event, prendere la batosta, ma sei nel main event e puoi fare un incontro solido, valido, beh, tanto di cappello anche per la scelta. Io sono dell'idea che non avrebbero mai scelto MJF se non ci fosse stato questo periodo di Covid, nel senso che con il vero pubblico
probabilmente avrebbero cercato qualcuno che ci faceva un po' tremare. MJF onestamente non mi fa tremare per il regno di Moxley, sono abbastanza convinto che la cintura la manterrà lui. E quindi insomma questi qui sono stati un po' i momenti principali, però ti volevo coinvolgere sempre riguardo poi a questo promo. C'è da parte di MJF una richiesta. MJF potrebbe diventare l'uomo delle richieste, questa volta però con un certo tipo di senso, cioè porta questa richiesta dicendo: ok, mi hai fatto male, hai attentato alla mia carriera con questa mossa, mi hai quasi rotto il collo, vuoi rompere il collo ad altri? Ecco, nel nostro match io ti impedisco di utilizzare la Paradigm Shift. E noi già ieri in chat abbiamo cominciato, la chat spoilerosa, abbiamo cominciato a parlare del fatto che, ma col cazzo che lui non gliela fa sta mossa, cioè piuttosto a fine match dopo tutto lo prende e lo sbatte al tappeto e lo pianta come un chiodo. Cioè è abbastanza improbabile che non la usi, però di fatto MJF continua a prendere i vari regolamenti, situazioni e a girarli e rigirarli come vuole. Credi che sia un po' un doppione oppure sta solo cercando di sfruttare il personaggio simil Trump? Tutte e due, sfrutta il personaggio e allo stesso tempo può essere un doppione. Moxley però è un face anomalo. Se ci fosse il pubblico, visto che lui è proclamato il People's Champ di fatto, il pubblico non vorrebbe che lui accettasse. Quindi vado a immaginare che molto probabilmente se ne batte i coglioni e non accetta. Perché se mettesse l'orgoglio come per dire sì, chi se ne frega, non te la faccio, ma ti batto lo stesso, scricchiolerebbe il suo personaggio attuale. Perderebbe un po'. E già questa sensazione l'avevamo avuta per il discorso dell'occhio, poi vabbè, avevamo scoperto fortunatamente che non era vero, ma se ti ricordi quando aveva battuto Pac, altro che storcere il naso, perché un occhio in meno batti uno come Pac, che cazzo, è veramente tra i due più forti che ci sono. Ma lì, quella volta meno male che ha raccontato: io stavo già bene da settimane e facevo finta. Cioè, se non l'avesse raccontato lì la paura era tanta. Esatto, e quello di togliersi la mossa finale, cioè devo dire secco, no, senza problemi, cioè non deve manco pensarci. Temo che dica di sì. Allora, perché da un lato... Perché il pubblico comunque non c'è, e il pubblico sappiamo che gli direbbe... Attenzione che il pubblico c'è. Sì, è vero, qualcosina c'è, è vero. Attenzione che il pubblico c'è, e non solo quello, lui è anche vero che ha chiuso già diversi match con la sottomissione. Sempre utilizzato quello. Io comunque, se fossi in quella casistica, no, fortuita, in cui sono il booker della AEW, direi: io vado là e dico: guarda, sono io il campione, sono io che metto le stipulazioni eventualmente, cioè tu mi devi sfidare su tutto il campo, allora facciamo così: io non ti faccio la Paradigm Shift, però questo cazzo insomma un incontro hardcore, cioè io la butterei così, cioè se devo accettare una condizione, però tu ne accetti una peggiore, perché sono io il campione. Uno, quello non è MJF che può dettare le regole, cioè, proprio non, con Cody poteva farlo perché Dario, ma con lui non può farlo. E l'altro, si pone anche il discorso che magari Moxley dice: no, sto cazzo, io te la faccio lo stesso, e poi magari chiude l'incontro con un'altra mossa e non gliela fa proprio durante l'incontro, perché poi ci sta anche quello. Gliela fa magari dopo l'incontro o non gliela fa proprio, proprio come per dire: t'ho battuto lo stesso, cioè non c'era bisogno di stipulazioni. E sarebbe, sì, anche forse la parte. La cosa interessante però è che Moxley aveva fatto una cosa durante la faida con Brian Cage, cioè gli aveva promesso che lo rimandava all'ospedale spezzandogli di nuovo strappandogli il bicipite, se non sbaglio. Beh, sostanzialmente poi ha cercato di farlo con quella mossa di sottomissione, portandolo sostanzialmente a questo lancio della spugna da parte di Taz. E questa volta però gli ha proprio detto: io ti spacco la testa in due, cioè ti do una testata che ti spacco il cranio e poi ti pianto con la Paradigm Shift per terra e ti lascio lì con la testa aperta in due. Cioè, l'ha annunciato cosa vuole fare, questo è il bello. Cioè io non... mi piacerebbe davvero che facesse come con Brian Cage, ma proprio in questo caso, perché comunque la devi vincere, allora gliele prometti e quello che gli hai promesso lo fai.
sì, per rompere la testa in due, però ci potrebbe essere anche la mossa finale del divino. Cioè? Perché ti ricordo chi tirava una testata per chiudere l'incontro, oppure comunque usava anche la testata durante gli incontri. Ma lui è soprattutto... Allora ragazzi, disclaimer, cercate AQ su Wikipedia, va bene in italiano, e leggetevi quello che sostanzialmente dicono di lui o dicevano di lui i suoi colleghi. Cose tutte vere, tra l'altro, sembrano scherzose, ma sono tutte vere. Questo punto è chiave per capire che, insomma, se volesse spaccare la testa con una testata, dovrebbe chiamare Tamatonga e dirgli: ascolta, mi passi Paparino e mi spieghi come si fa ad avere la testa come la tua. Comunque sì, la settimana scorsa ti avevo chiesto se c'era hype. Devo dire che credo che lo stiano costruendo in questo modo, e forse se è anche un po' più a rilento rispetto a prima, però l'hype io penso che lo stiano veramente mettendo ora. No, quello sicuramente, stanno cercando e fanno anche bene. Poi bisogna vedere, noi forse ci tocca fare un po' più gli analitici, e non riesco a pensare onestamente a un MJF che batta Moxley, però. Ma proprio no, perché guardo tanto nell'uno contro uno, tipo le finali, cioè può succedere di tutto, ce la potrebbe anche fare. Ma tenendo conto che di mezzo c'è una cintura, e il problema non sarebbe nemmeno il discorso MJF campione, ma come tratti MJF campione. Perché tutti parlano della striscia di Moxley, la striscia da imbattuto ce l'ha anche MJF, avendo fatto incontri importanti comunque molto molto pochi. Quindi non è una striscia da dire mi ha battuto, che ne so, l'Omega di turno, Pac, eccetera. Quindi ha battuto Page. Ha battuto Page, è capitato, l'incontro principale è stato con Page, l'altro incontro più importante è stato con Jungle Boy, Cody, scusa. Tendenzialmente poi o tutti jobber o magari incontri minori, non è una vera striscia positiva, però lui ce l'ha la striscia positiva, e se batte anche Moxley fargliela andare avanti da campione, in più uno che si comporta come lui, perché MJF da campione si comporta esattamente come si comporta adesso, perché è quello, è l'il di turno, non cambia il suo atteggiamento, diventa molto pericoloso, cioè state, per chi tiene per MJF si spostare, per carità, ci mancherebbe, è molto pericoloso MJF campione adesso, cioè, è un rischio veramente che una federazione di un anno di vita non se lo può permettere. Se fosse già una federazione navigata te lo puoi anche permettere, dici: oh, se va bene facciamo il colpaccio. Qua bisognerebbe fare altro che colpaccio, per farla andare bene. Ah, ma il punto chiave è questo, cioè tu puoi prendere un uovo, spaccarlo e farti da mangiare oggi, e quindi prendi MJF, lo mandi e gli fai vincere il titolo, oppure puoi dire: adesso faccio covare questo uovo dalla gallina, mi darà un'altra gallina che darà altre uova, e questo sarebbe far perdere MJF e far costruire di nuovo o migliorare la costruzione del personaggio. Non è così improbabile. La parte che mi mette più ansia in tutto questo, però, è il fatto che comunque la costruzione, la portata di questa faida, se questa faida fosse stata, anziché per il titolo, una faida, che ne so, con un altro lottatore, magari face, MJF l'avrebbe comunque vinta. E quindi non lo so, è quasi un po' sprecato nel mandarlo contro, cioè mi sembra più, adesso non vorrei entrare in questo gioco, però mi sembra più un messaggio politico a Trump che un vero punto per andare per il titolo. Cioè sappiamo un po' le posizioni della federazione, di Tony Khan e quant'altro, non pensiamo, credo proprio non sia possibile, che questi votino Trump. Il personaggio ha creato un po' su quella falsariga lì, mi sembra un po' assurdo pensare che poi alla fine lo facciano trionfare. Quindi non lo so, l'avessero usato in un'altra storyline senza titolo, forse sarebbe stata ancora più vincente, non lo so. Sì, molto veramente sì, ma poi io è un po' di settimane che lo dico, non avrei voluto l'incontro con Moxley, però vabbè, ci è arrivato. Ma io un MJF perdente che poi comincia una striscia di sconfitte, ma anche contro magari dei jobber,
e un MJF in depressione, io ce lo vedrei veramente bene. Qualche mese di MJF in depressione sarebbe poi la sua rinascita nel vero senso della parola. Guarda, io penso che il culmine potrebbe essere, la faccio veramente lunga, che lui riesce ad arrivare ancora alla finale del torneo per l'anello, che sappiamo che è annual, quindi lo fanno anche quest'anno, e magari fargli perdere la finale per l'anello, cioè non confermarsi nemmeno detentore dell'anello messo in palio dalla AEW. Quello mi piacerebbe molto. Però dovrebbe perdere al primo turno, perché cioè, dovrebbe risultare la sconfitta di Moxley un click alla sua testa, proprio di, come per dire, cazzo, non sono riuscito al primo vero appuntamento, scuso Cody, vabbè, non ce l'ho fatta, e va comunque in una sorta di limbo. Dovrebbe cioè, perdere il primo lanciato fuori dalla Battle Royale, perché poi quella cosa lì è che la Battle Royale alla fine... gli ultimi sì, due sì. La settimana dopo si scontrano per l'anello. Totalmente, c'è cioè proprio un cambio gli hai fatto fare una striscia vincente fino adesso, e ora deve essere quasi uguale la striscia negativa. O perdere, ma perdere anche contro uno stante di turno, per dire, proprio da depresso puro. E da lì secondo me ci sarebbe una rinascita della Madonna. E su Neil, queste cose sono più da face, ma fatte su Neil, fatta bene, cioè diventa una storyline devastante. Cioè, io, se mi chiamasse Tony Khan, io gliela propongo. Spero che abbiano già la stessa idea. No, ma gliela proponiamo sicuro. Allora Fabrizio, abbiamo ancora un sacco di roba da dire e direi che a questo punto partiamo con un altro piccolo tema, poi lanciamo la nostra pausa di più o meno metà. Il 4 contro 4, buon match, pieno di spot, pieno di situazioni insomma caotiche, come deve essere un 4 contro 4, giocato tutto bene e quant'altro. A un certo punto però, incomprensione tra i due team heel, e non stiamo parlando dei due team heel buttati lì. Uno è diciamo mid carder tendente però al stiamo migliorando sempre di più, cioè Butcher and Blade, e poi due della stratosfera del wrestling moderno, cioè i Lucha Bros. Quindi quando le due compagini cominciano a spintonarsi e uno perde per colpa del, diciamo, dello spintone dell'altro e così via, ho immaginato subito, cazzarola, qua si fa un piccolo disastro e una delle due coppie mi finisce face per qualche ragione, e non è il caso, perché Lucha Bros non possono essere face al momento, devono assolutamente andare avanti con la loro spietatezza, ma totale. E Butcher and Blade non hanno lo status per dire cazzo ha cambiato un team davvero importante. E quindi cioè, il punto è che cacchio fanno. A un certo punto mi esce Eddie Kingston che fa un promo della Madonna, ma veramente bello, e pensavo no vabbè, ma è impossibile che ora si metta davvero a riunirli, perché qui manca Pac, qui non possono fare un'altra stable di una coppia che è già una stable, e quindi ho cominciato a tremare. Lui li fa abbracciare tutti e dimmi che anche tu hai notato questo sorrisino e l'occhiolino fatto mentre questi quattro si abbracciavano tutti, perché io sono impazzito, gli ho detto qui gatta ci cova veramente. Stata a mani basse la cosa più bella della puntata, il suo sguardo. Ma non solo della puntata. E tra l'altro ti dirò di più, ho dato un'occhiata a Instagram, la ripresa, o non so se Santana Ortiz, uno dei due ha messo no. Questa è interessante. E se non fosse per il discorso Inner Circle, il tuo, come l'ho detto, non lo so nemmeno, il... rivedere praticamente i Lux sarebbe, vabbè, ovviamente magari li chiameranno diversamente perché credo che i diritti, anche se però Diamante ce l'ha la scritta LAX sul, e perché poi c'è anche Diamante poi... è un suffi... però Diamante era contro, perché c'era, si erano... quando Eddie Kingston ritornò in TNA si era messo proprio con Santana e Ortiz contro Homicide Hernandez, Conan che era manager, e c'era anche Diamante, ne faceva parte anche Diamante, poi si è fatto un po' di minestrone e si sono rimessi insieme. Quindi potenzialmente, tenendo conto che si spera che poi Velis ci sia, cioè lì creeresti veramente, sì che è di Kingston, di latino, c'ha soltanto la... vabbè, di Brooklyn, ci sta che abbia qualche parente, ma il suo nome è tutto tranne che latino, ma non andiamo, l'aspetto però da latino ce l'ha. È come l'afroamericano Taz,
che molti pensavano che lo fosse, in realtà lui è un italo-americano di New York con una parlata decisamente yankee, cioè assolutamente non c'entra niente con gli afroamericani. E tra l'altro alcuni della AEW ci hanno fatto delle gaffe in tutto questo. Sì, c'è da dire che è di Brooklyn e di Kingston, quindi magari c'ha veramente tipo la madre latina, cioè non era da stupirsi. Però se riuscissero a tirare fuori una cosa del genere, perché quel sorrisino, e poi non ho capito perché il riposto di... Ora devo dire, poi arrivo a vedere se Santana Ortiz... quella sarebbe una gran cosa, anche perché toglierebbe di fatto, volenti o nolenti, Proud and Powerful da un limbo che ormai sta andando avanti da troppo tempo. Ora dal 2 ottobre il limbo è dal 2 ottobre, mi dispiace, però sono quelli gestiti peggio, non so che cosa hanno in programma. Loro e Lucia Brozzi non capisco perché li stiano gestendo in questa maniera. Ora, dopo un anno, vado a pensare che Lucia Brozzi, vabbè, hanno cominciato poi con Pac, che si va, cioè, se conti alla mano, proprio facendo i conti da stupidi, è il trio migliore, ma quasi del mondo, tra un po', cioè Pac, Pentagon e Phoenix, cioè non si pone manco il dubbio, potrebbero conquistare tranquillamente tutto senza dire niente. Quindi magari con loro sicuramente un po' di idea ce l'avevano. E Proud and Powerful non è tanto discorso macchiette, perché quelle almeno le macchiette le possono anche fare. È che veramente è un limbo che non riesco a capire. E cazzo, stiamo parlando delle due, ora parliamo di Proud and Powerful. Comunque, cazzo, veramente delle due tra le migliori coppie al mondo, eh. Non stiamo parlando di così. Sicuramente sì, sì, c'è sì. Qualcosa a posto. E io la butto anche lì, escluso il discorso Guevara e forse Hager, ma perché Hager non ha carisma di suo, cioè è proprio fatto così. Io un cambio nell'inner circle, o addirittura magari metterla un po' da parte per poi far spazio, magari con Eddie Kingston appunto, e eventualmente Diamante o Ivelisse, poi si vedrà. Io la vedrei bene come cosa, e alla fine, perché sarebbe anche un po' una svolta. Non c'è bisogno che i Proud and Powerful litighino con Guevara e Jericho e soci, o volendo anche sì, ci può anche stare, perché se Jericho se li vuole far crescere, Sacri li deve far andare da soli o comunque in un'altra via. Eddie Kingston singolarmente non è Jericho, singolarmente è uno bravo, quindi sappiamo che non ha mire titolate. E io onestamente però questa cosa che può aver messo, molto probabilmente l'ha messa per amicizia, se però invece l'ha messa che ci fosse sotto qualcosa, io la vorrei, lo dico proprio apertamente. Siamo in due. Ma intanto mandiamo la pausa e poi riprendiamo subito dopo, perché abbiamo un sacco di cose da dire, abbiamo un cocktail, abbiamo un Elite che scricchiola, insomma c'è tanto da dire, abbiamo addirittura dei tavoli che probabilmente si romperanno, quindi pausa e poi ritorniamo con la seconda parte di Elite Friday. End of part 1. Elite Friday Part 2. Eccoci tornati allora. Fabrizio, The Champion, questa volta si veste di bubbly. Orange Cassidy rimane freshly squeezed. E per chi non lo sa, hanno formato questo cocktail, il Mimosa, cioè proprio succo d'arancia e champagne. Questo cocktail, che peraltro è stato divertente perché Roberto Petrella mi ha mandato uno screen di un suo tweet, e quando si parlava appunto di Cassidy e di Jericho uno contro l'altro, aveva proprio scritto sento profumo di mimosa e quindi è stato divertente vedere che ci ha preso sostanzialmente. Che cazzo combineranno sti due? Intanto devo dirti che tu hai avuto un'intuizione, ma non sei stato il primo, ce l'ha avuta anche Paolo ieri sera, cioè di dire, dopo aver rovinato la giacca di Cassidy, se dovesse tornare con la giacca rovinata e rompere i coglioni perché vuole il rimborso di $15 della giacca di jeans, sarebbe una delle cose più belle mai viste sulla faccia della terra. Ed è vero. Ma in ogni caso io non ci ho capito niente di quello che succederà. Pare che ci sia quindi una vasca con 80 galloni
quindi tipo un 100 e qualcosa litri di succo d'arancia, un tot, mi sembra 20 casse, una cosa del genere, di champagne, e a quel punto ci sarà la possibilità di vincere questo incontro tramite schieramento, sottomissione o affogando in qualche modo nel mimosa, in questo mimosa match. Ma che cacchio stanno combinando? Cioè, mi fa già ridere così, non oso immaginare a vederlo. No, sarà tutto prettamente chissà come mai comedy, o questa sensazione ha intuito, non so come mai. Tra l'altro non se la cavano nemmeno male col mimosa, cioè provatelo perché non è male. Poi vabbè, ovviamente può risultare più da vecchi, lo sappiamo, lo champagne o lo spumante, qua si fa con lo spumante, risulta, però non è male, eh? Cioè, non vi distruggete nemmeno troppo il fegato con quello, se proprio andiamo a vedere. Non c'è, so, anche la quota frutta sostanzialmente. La quota frutta, quindi il fegato risulta anche protetto e potete berne anche un po' di più avendo lo spumante, gradazione abbastanza limitata, quindi gradazione alcolica ovviamente. Però sì, anch'io l'ho capita così, io ho sentito schienamento, sottomissione, affogamento, ho sentito anch'io così. Poi o siamo due visionari che lo capiamo quel che vogliamo noi, ma io l'ho capita così, aiutateci se abbiamo sbagliato, scusate, ma io siamo in due che abbiamo sentito così, non ci siamo ancora messi d'accordo. No. Io guarda, ho visto la puntata, poi sono andato a letto con grande difficoltà ad addormentarmi perché è stata veramente una puntata adrenalinica. Però quello che ho capito e l'ho riversato qui, per cui se anche tu hai avuto questa sensazione probabilmente è vero. E all'inizio quando parlava del mimosa match affogamento, che brutto sarebbe. Quando ho cominciato a parlare di un mimosa match ho pensato, cazzo, adesso qua gli vuol far prendere una piena colossale in diretta TV. Poi ho pensato, no, però la questione alcolica non lo potranno proprio fare in quel modo lì. Poi ho pensato, sicuramente qualcuno romperà il cazzo perché stai buttando via 20 casse di champagne e 80 galloni di orange juice. Sì, va bene. Quando avete finito di lamentarvi per questa cosa, di cui mi lamento anch'io ma che fa parte del gioco, ragazzi miei, è un po' questo. Cioè, le stesse persone che magari si stanno lamentando di cibo sprecato poi sono quelle che si vogliono comprare tutte le action figure della AEW che sono di plastica. Cioè, allora forse buttare via 4 kiwi e 2 litri di succo d'arancia è meno che buttare in giro dell'altra plastica. My two cents, come si dice in questi casi. In ogni caso, questo sarà un incontro da vedere. Tu, Fabrizio, non volevi un single match tra i due e ti hanno piazzato una stipulazione con stoccata alla WWE, perché pare che Jericho abbia detto che l'incontro con la scala e la valigetta, quindi sostanzialmente il Money in the Bank, l'avrebbe inventato lui. Io so che quando lui dice qualcosa è difficile che dica una puttanata, perché comunque non vuole essere smentito in qualche modo, e quindi molto probabilmente è vero. Mi fa un po' strano questa ennesima stoccata, ma lui è così. Tra l'altro un'altra stoccata, ecco, come mi è venuto in mente. Non so se hai notato, ma il Titantron non è più bianco e nero, ma è nero e giallo, i due colori di NXT. E lui se ne esce questa cosa del briefcase and leather. E poi il Demo God. Insomma, lui è sempre più schierato. È quasi una guerra solitaria sua contro la WWE. Sì, che poi di fatto la sua guerra comincia da quando è andato in New Japan. Quando ha cominciato ad andare in New Japan e poi aveva fatto una comparsata, se non sbaglio, nell'House of Show in Arabia Saudita. E aveva... ecco, sono un coglione, mi sento da culo. Ma perché? No, è giusto, è un House Show. È un House of Show dell'Arabia Saudita. E però aveva... da lì in poi sembra che si sia rotto qualcosa nel vero senso della parola, perché lui bene o male, lo sappiamo, ha avuto comunque già da dire della WWE anche quando c'era, però era molto buona. Lì si è rotto effettivamente qualcosa quando è andato in Giappone, perché comunque era il primo che aveva la possibilità di poter lottare da un'altra parte, ma non era sotto contratto anche se era andato in Arabia Saudita.
E da lì si deve essere veramente rotto qualcosa, ma in maniera molto pesante, perché lui comunque aveva ricucito i rapporti con Triple H, che all'inizio si odiavano, con Vince McMahon stesso che si odiavano. Quindi deve essere successo qualcosa, a livello magari non so se contrattuale o di... qualcosa è successo per forza. E da lì in poi, appena può, lui... cioè quella dell'Ladder Match, va bene l'Ladder Match, The Money in the Bank, se non... se non arriva una smentita, perché una cosa del genere dovrebbe arrivare la smentita, può darsi che magari lui ha proposto questa cosa e gliel'abbiano accettata, quindi non può arrivare una smentita, perché l'idea magari è stata sua veramente, lui l'ha proposta e gli hanno detto oh sì, bella idea. Io penso che se non fosse vero non l'avrebbe detto. Sì, anch'io vado a pensare, perché se no ti vai veramente a infilare in quelle guerre che non hanno senso, perché non ha veramente senso. Oh sì, ho ragione io, no, ragione l'altro, no l'altro, tanto non lo sapremo mai a sto punto. Se non c'è qualcuno, di solito è Triple H che rompe le palle su queste cose qua, se non c'è il Triple H di turno che dice che cazzo sta dicendo, e allora... Ma poi comunque, purtroppo, una cosa del genere va anche dimostrata, da una parte o dall'altra, quindi dovesse arrivare la smentita... mi aspetterei quantomeno una dimostrazione da parte di Jericho e ancora una volta una smentita da parte della WWE con la dimostrazione che non è vero quello che dice Jericho. E diventa molto complicato, cioè per tutti. Quindi io penso, cioè io non mi sarei mai impelagato in una cosa del genere se non fosse stata vera. Mi spiace, ma io la do abbastanza per vera, cioè la do come è così, punto. Poi vedremo. Però Fabrizio, tu non volevi questo match, dicevamo, hanno trovato un modo per farti comunque dire dai, se vanno ancora uno contro l'altro ci può stare. Sì, ma anche perché hanno trovato la parte comedy stavolta, che non è, cioè la vittoria non è che, parliamoci chiaro, anche se dovesse vincere Cassidy, non è questa vittoria che lo porta, lo eleva, perché comunque è un comedy match, appunto. Per quanto poi magari potranno fare l'incontro, eccetera, in ogni caso è un comedy match, non, è inutile che stiamo a girarci intorno. E non mi stupirei se l'avessero fatto memory anche dell'ultimo incontro, dove Jericho comunque è apparso abbastanza polso nel secondo incontro, non nel primo. Magari ci sta che sia un periodo completamente fuori forma, o anche un'età che veramente da un giorno all'altro si può calare di forma, non dico generale, proprio da un punto di vista sul ring. Magari se n'è accorto anche lui, cioè se n'è accorto di sicuro quando si è rivisto, di sicuro se si è rivisto durante l'incontro può darsi che non si sia accorto, perché comunque Jericho era bello bello pesante l'ultima volta. Diciamo che è difficile con lo stile che ha Cassidy, è molto 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 difficile per uno come Jericho, perché Jericho in questo momento è uno molto statico e giustamente ha a che fare con un lottatore come Cassidy, che invece della staticità ne fa un'arma solo quando deve presentarsi, ma poi in realtà è super reattivo. C'era anche proprio il discorso che ha venduto male delle mosse, e non era Jericho, cioè non l'ha mai fatto praticamente. Mentre tipo lo schiamento. Tipo lo schiamento, esatto, ma poi anche qualche altra mossa è riuscito a venderla male, o sbagli di posizione, che cioè Jericho non li ha mai fatti da quando lo vedo, non li ho mai visti fare. Ci sta, magari è stato un appannamento di una serata, oppure è fase calante. Già, lui, vabbè, per carità, è in fase calante già da un po', ma ci mancherebbe ancora. Ma anche c'è. Perché noi, rispetto agli altri, abbiamo la faccia al Jericho anche di inizio anni 2000, fino anni 90, che cioè, era altro che andare 10 volte più veloce. Io lo sto rivedendo metà degli anni 90, fai i tuoi conti, sì. Lo sto vedendo nel 94 in ECW. Era veramente un lottatore incredibile già all'epoca, cioè 1994, c'è gente che ci ascolta, parecchia gente, che nel 1994 i genitori non stavano insieme, cioè stiamo parlando di gente giovane che ci guarda e che ci ascolta, per cui posso capire che magari c'è una sorta di distanza verso quello che potrebbe essere la storia di Le Champion, però questo è. Un altro punto è che Fabrizio, sta arrivando il cleaner. No, non Francesco di Wrestling Unico Amore, il nostro staffer, sta semplicemente arrivando il cleaner Kenny Omega. È abbastanza palese e ormai siamo oltre la possibilità che possa trattarsi di una trollata. Si vince perché è giusto così, perché il Dark Order non gli schiera contro i lottatori di primissimo grado, però
Dark Order ne è uscito benissimo da questo match. Il cleaner ne sta uscendo da Kenny Omega, sei d'accordo? Sta uscendo male, nel senso che si sta togliendo di fatto dagli abiti di un Kenny Omega, diciamo, mi verrebbe da dire freak, una parola sbagliata, però comunque un Kenny Omega tutto facce e sorrisini, tanto per metterla un po' meglio così. Però è uscito bene perché al momento la storyline quello sembra portare e lo sta portando comunque abbastanza bene. Abbastanza, non troppo bene, perché comunque potevano esserci delle sfaccettature diverse. Secondo me si poteva arrivare all'incontro di coppia titolato con facendo vedere Omega e Page belli uniti. Così invece sappiamo già che qualcosa molto probabilmente succede. E però per come sta andando avanti, col discorso che c'è già stata la storyline di Page, non può essere una trollata. Non è che anche qua Omega può svegliarsi e dire vabbè ma è ubriaco, no, perché te non sei né ubriaco, te vuoi proprio comportarti così adesso. A quanto pare nel cervello di Omega si è acceso il lumicino che ha detto devo cominciare a vincere qualcosa anche in singolo, fare qualcosa, devo ritornare io, devo ritornare il vecchio Omega. Assolutamente. Poi noi comunque parliamo anche tanto dell'elite eccetera, ma la storia di Omega, dei Bucks stessi, di Page un po' meno, perché Page è una storia fatta soprattutto di Heat, non solo di Page, fatta col Bullet Club e poi non ne parliamo, soprattutto di Heat, cioè in generale. Comunque, io non so. E soprattutto sono stati molto contro, non è che sono stati poco, sono stati contro anche parecchio, quindi non è una sorpresa. Io non so onestamente con che tempistiche vogliono svegliare questa cosa, però è facile, molto facile che l'elite vada un po' insieme, cioè è il contrario in realtà, quando si dice si va insieme, no? Nel senso che vadano a collidere in qualche modo, non so esattamente come, però non credo che arrivi la fine del 2020 con l'elite ancora unita. Credo che proprio tutti prendano la propria strada. I Bucks, che sono un unico elemento, Page, Omega, addirittura Cody, ne parliamo tra poco, ormai è Nightmare Family, non è più Elite già da un po'. Quindi non appare addirittura nemmeno in Being the Elite, per dire. Prima c'era esatto, sempre. esatto, cioè ci sono degli aspetti, compare più volte il Dark Order, tanto per dire, no, ultimamente nei vari personaggi, anche SCU, per dire, loro compaiono ancora indipendentemente, no, dal fatto che sono un po' meno in vista ultimamente. Cody, che è stato molto in vista ieri, quando è uscito Cody ed è uscito fuori il suo ranking, cioè la sua striscia di vittorie sconfitte nel 2020, ha fatto 19 match, quello di ieri era il 20esimo, cioè non possiamo dire che è in una fase, cioè Cody è presentissimo. Se non mi compare in Being the Elite, qualche domanda devo farmela. Se nel frattempo si comincia a costruire ad allargare la Nightmare Family, qualche domanda me la devo fare, cioè dobbiamo parlarne poi di questa cosa, sicuramente ci sarà spazio in altre occasioni, vedremo anche come si svilupperanno altre cose, però l'elite scricchiola di brutto, indipendentemente anche dal ritorno o meno del cleaner, proprio stanno scricchiolando a tuoni. Ho un'idea malsana, cioè sarebbe, ovviamente non prendete il nome come punto di riferimento perché non può arrivare, ma quando saltò tutto tra i Bucks e Omega in New Japan era per il discorso Ibushi Golden Lovers e Omega, sì, adesso molto probabilmente è più un discorso FTR magari, ma se non fossero gli FTR, se Omega si portasse uno stile Ibushi con sé, non per continuare in coppia, proprio per averlo proprio come aiuto, non ci sarebbe da stupirsi. Sì, lui ha anche una carriera. Non fatemi seghe mentali, meglio sarei il primo a farmele, purtroppo non può essere lui. Lui ha anche una carriera in cui ha lottato abbastanza ovunque. Non mi stupirebbe nemmeno, la butto lì, che fosse una donna ad accompagnarlo, considerando tutto. E boh, vedremo. Sicuramente una cosa che non scricchiola è il morale di Darby Allin, il quale non è scricchiolato, è andato in pezzi ieri. Darby Allin che arriva, lotta con Hobbs,
vince, ok, tutto a posto, Fabrizio. Ma quelli che avevano dei dubbi su Ricky Starks, penso che dopo ieri, già da qualche settimana in realtà, ma dopo ieri, cioè, chi mi dice, non so, forse vediamo Ricky Starks da rivedere, no, no, Ricky Starks c'è. Cioè, allora, già quando si è presentato l'incontro contro Cody, sia io che te abbiamo subito detto, questo fa parte dei nomi che devono puntare per il futuro. Nelle settimane dopo, a parte che si vedeva la mimica facciale senza bisogno che parlasse, poi te più di me, ma avevamo comunque già visto l'NWA, nelle settimane dopo si è visto che quando prende il microfono è un genio, non riesce, cioè, è un genio, punto. No, noi parliamo tanto di MJF, ma lui è ai livelli, è diverso, ma è ai livelli, forse anche superiore, la lancio lì, perché riesce a far non... Quando l'ho visto entrare, a parte che non, purtroppo, cioè, in pochi ci avranno fatto caso, nel senso, il fatto anche di avere il disegno, il paint mask di Darby Allin al contrario, però. Cioè, quello, io appena l'ho visto così, appena si è tolto lo schifo dalla faccia e ho visto il contrario, ho detto vabbè, già lì era solo d'applausi. Poi praticamente lo riesce anche a imitare, l'ha imitato anche abbastanza bene nella parlata, e in più l'ha devastato. Proprio devastato. Io, cioè, dopo quello, io voglio l'incontro, ma lo deve vincere Ricky Starks, punto. Perché l'ha devastato, anche mentalmente, l'ha devastato. Lo deve vincere Ricky Starks l'incontro. Se danno una cosa, non tanto il discorso lineare, ma proprio deve vincere Ricky Starks. Deve far vedere che Bri Allin è stato devastato in tutti i sensi. Ieri ci è riuscito, l'ha devastato. Guarda, sono d'accordo, e tra l'altro davvero, cioè, chi era detrattore, per poca conoscenza, ci mancherebbe altro, deve davvero rivedere la sua posizione, e sarà importante capire come nelle prossime settimane di avvicinamento a All Out questa cosa verrà gestita barra costruita. Ti dico di più, forse un colpo veramente forte da parte della AEW. Adesso so che qualcuno mi dirà, ma sei un coglione a pensare così. Un match del genere lo devi mettere nel buy-in. Lo metti nel buy-in su YouTube, disponibile a tutti, e fai vedere un match davvero bello. Cioè, questo è un punto da cui secondo me bisogna prendere assolutamente coscienza e posizione. Cioè, se tu metti nel buy-in una cosa del genere, sostanzialmente tu hai la possibilità di far vedere all'universo intero che hai personaggi di quel calibro che tutte le settimane si possono menare a Dynamite. Secondo me sarebbe un colpo davvero fatto molto bene. Non so cosa ne pensi tu. Sì, anche perché poi ora vedremo se metteranno uno, due, tre incontri, quanti saranno nel buy-in, poi bisogna vedere. Però sì, un incontro importante perlomeno lo devono mettere. Vabbè, a parte che sono tutti, anche negli altri pay per view abbiamo visto che bene o male sono tutti incontri importanti, quindi non, però questo è da mettere assolutamente nel buy-in. Io nel buy-in ad esempio metterei questo, e metterei anche Britt Baker's Big Swole nel buy-in, anche se la storia, però lo devi mettere, perché proprio facendo vedere nel buy-in su YouTube puoi proprio far vedere tutta la storyline, poi mentre nel pay per view non la puoi far vedere. Chi si guarda al pay per view ha seguito magari poco, dice vabbè, c'è Britt Baker contro Big Swole, invece sono due incontri che tutte e due dovrebbero andare nel buy-in. Assolutamente sì, anche perché comunque ci sarà un incontro femminile, non l'ho citato nella card perché era un altro promo, ma l'incontro per il titolo femminile ci sarà Thunder Rosa, cioè l'abbiamo chiamata a gran voce, appena abbiamo visto che tuono pink. L'abbiamo chiamata a gran voce quando abbiamo visto che lei ha risposto la prima volta presente alla richiesta di Hikaru Shida, una sorta di open challenge, la seconda volta ancora, la seconda volta però pure Cody ha messo la faccina. Io ci stavo sperando tanto ed è arrivato questo momento in cui Thunder Rosa, attenzione, mettiamo un po' i puntini su lei. Thunder Rosa nel suo promo ha detto una frase chiave, che lei è lì interessata solo al titolo. Tradotto, non è sotto contratto con l'AEW e molto probabilmente non andrà sotto contratto con l'AEW, proprio in virtù del fatto che da metà mese, da metà settembre, la NWA ricomincerà a lavorare con i suoi pay per view e cazzi e mazzi.
se devo dirla tutta, potrebbe anche vincere la cintura in pay per view e potremmo eventualmente vedere Hikaru Shida o qualcuno della AEW che va a prenderlo in uno dei pay per view dell'NWA. Cioè potrebbero aver deciso di fare questa sorta di collaborazione. Per quale motivo? Io non lo so, ma vado per ipotesi. Fabrizio, eventualmente smentiscimi nel momento in cui trovi che sia assurdo, però come ipotesi ci vedo la possibilità che l'NWA e la AEW si siano un po' spalleggiate in questo periodo. Alla fine la AEW si è portata due o tre lottatori da lì, mi viene in mente Colt Cabana, che è arrivato ufficialmente poco prima del Covid ed è un contratto in meno per l'NWA. Mi viene in mente Ricky Starks, un contratto importante in meno a livello monetario. Mi viene in mente Eddie Kingston, un 34enne, 35enne portato via da lì, che comunque sono altri soldi che devono uscire. Accettare di mandare Thunder Rosa a far vedere la cintura NWA su TNT, penso che un po' le due vogliono in qualche modo collaborare, forse anche soltanto ti do una mano. Quindi non dobbiamo pensare a Thunder Rosa che scavalla e arriva in AEW, altrimenti non avrebbe portato la cintura in WWE a farsi vedere. Però un gran bel match. Tu cosa ne pensi? Allora, discorso All Elite in WWE, poche settimane fa con Francesco avevamo sia ipotizzato che auspicato collaborazione All Elite in WWE per due motivi. L'All Elite, per chi non lo sapesse, sta seguendo a pari abbastanza di fatto la storia dell'NWA come costruzione degli incontri, gestione delle storyline, di tutto segue la cosa dell'NWA, nemmeno WCW, proprio NWA. Volenti o nolenti, che ne dicano i WWisti, gli Indie Boys, qualsiasi cosa, il titolo NWA è, per vecchiaia, è il titolo più importante al mondo della storia del wrestling nordamericano, perché poi c'è anche quello CMLL, però mettiamo, stiamo negli Stati Uniti. L'All Elite, se riesce ad avere il nome NWA vicino, riesce a fare un salto di qualità. Per quanto l'NWA adesso sia, in teoria uno la vede una indie, non è così. Cioè, la storia poi dell'NWA è strana, cioè non dovete essere divisa in 7 miliardi di federazioni, cioè è una storia assurda, cioè non assurda, è strana, è particolare la storia dell'NWA. E con Francesco eravamo convinti che prima o poi l'All Elite volesse l'NWA dentro, tra virgolette. Io appena ho visto che Thunder Rosa aveva il titolo dell'NWA ho fatto i salti di gioia, perché non vuol dire soltanto Thunder Rosa, vuol dire che magari ogni tanto ti può arrivare James Storm di turno, ti può arrivare il Mag di turno, magari James Storm, può succedere come dicevi te che appunto magari se Thunder Rosa vince il titolo poi qualcuna delle loro elite prova ad andarselo a prendere in casa NWA. In questo discorso di Thunder Rosa, ma proprio perché si è stata fatta vedere la cintura, non parlo di per... secondo me c'è qualcosa molto di più sotto. Sappiamo anche che l'NWA e Corgan, per colpa del Covid, ha avuto parecchi problemi. E se la All Elite deve aiutare una federazione, aiuta l'NWA. Ma proprio per lo storico, aiuta l'NWA, punto. Non ci sono, aiuta l'NWA. E quindi, e questo è il lato All Elite NWA. Sul discorso Thunder Rosa, perché è una delle lottatrici migliori extra All Elite, benvenga, è giovanissima e comunque nel giro di due minuti, quanto è durato, ha tirato fuori un promo molto probabilmente migliore di tutti i promo femminili di questo anno di All Elite, e fa pensare, detto tra l'altro sia in spagnolo che in inglese, è riuscita anche volendo ad accontentare le due fette di pubblico che hanno là, senza... Sì. Poi è anche giovane, ma sui 23 anni se non sbaglio, 24 ora, sì, poi anche la carriera in MMA ne ha, questa ragazza no. Ha molti numeri, Thunder Rosa vi assicuro che vorreste vederla per più di un'apparizione, non... e appunto però ha tirato fuori un promo che non si è ancora visto in un anno di All Elite, quando noi stiamo parlando dei problemi femminili della All Elite. Questo fa abbastanza pensare. Assolutamente, però Fabrizio... Mi sta partendo adesso, sto continuando,
mi sta andando in play ancora Dynamite, e sono proprio al punto di Thunder Rosa che sto parlando. Giustamente. Tornando al discorso femminile, chiaramente la finale del torneo poteva regalarci una grande gioia o un grande disappunto. E queste due cose erano ovviamente, diciamo, una al contrario dell'altra fisicamente sul ring. Cioè, potevano vincere per darci gaudio, gioia, soddisfazione, Ivelisse e Diamante, oppure poteva vincere quello che noi temiamo non succeda praticamente mai, che ogni tanto sarà inevitabile, ma che temiamo non succeda quasi mai, cioè che la All Elite faccia qualcosa per darsi dei premi. E quindi Brandi, essendo moglie di un EVP ed essendo lì in rampa di lancio con la vendita dell'action figure, tra l'altro è stata l'action figure più venduta quindi ha avuto ragione come tipo di marketing aggressivo, è stata molto aggressiva, veramente troppo. E comunque, cioè, noi ci potevamo aspettare delle cose molto belle, delle cose molto brutte. Il match, ok, normale, anche lì si poteva fare di meglio, cioè si poteva avere un match migliore proprio come protagoniste, cioè le due che hanno vinto contro altre due più forti. Però il fatto che abbiano vinto Ivelisse e Diamante, oltre a darci veramente gioia appunto, è stato veramente importante, cioè è un cambio di passo, è il primo vero cambio di passo insieme a quello che era stato e poi non è stato, che non hanno potuto poi portare avanti, il primo cambio di titolo tra Rio e Nyla Rose, quando Nyla Rose poteva essere una campionessa che andava e combatteva regolarmente. Poi il Covid ha fermato tutto, però sembra davvero questo il primo cambio di passo. Sei d'accordo? Quello che abbiamo auspicato e spero che portino avanti. E io non so se c'è bisogno di grafiche o no, ma soprattutto gli è fatto vincere il torneo, cioè Ivelisse e Diamante devono far parte del roster. Ricordiamoci che a Diamante gli è dato già un'opportunità per il titolo e gli è fatto vincere un torneo. Beh, sarebbe veramente allora uno sense totale, cioè cazzo, una così gli fai quasi assaporare il titolo e in più gli fai vincere il primo torneo di coppie che fai con le donne e non la metti sotto contratto. Ivelisse sappiamo anche perché deve andarci, al di là che poi le sono bastati, escluso l'incontro che ha avuto con Diamante, le sono bastati 3 incontri per far vedere che fa delle cose che altre non fanno, e non 3 esperienza e tutto. E quindi adesso mi auguro proprio che non ci sia nemmeno bisogno di grafica e che sia, facciano già parte del roster, cioè chi se ne frega della grafica e sa proprio in termini molto tecnici. Però purtroppo però la finale è stata contro Brandi Ellie, non ha portato a niente nella costruzione di Brandi Ellie, che quindi sembrerebbero ormai coppia, basta. Messe così ormai Brandi Ellie, Kitty Marshall e Dustin sembrerebbe che vada tutto bene, di punto in bianco ora va tutto bene, quindi non sì. Ha portato il mio... e quindi è la parte, cioè è la cosa più triste che sia successa nelle ultime settimane, cioè crei qualcosa che non mi piaceva ma che comunque vedi che sta creando un po' di interesse. Mi viene in mente quella volta che la prima puntata in cui non c'è stato QT Marshall per il discorso Covid, con Ellie che era uscita con il cartello inneggiante a QT Marshall, no? E potevi far qualcosa anche di un po' comedy e quindi di non farlo troppo. E invece poi mi fai questo torneo, mi terrorizzi con la possibilità che queste due possano vincere e devo solo tirare il sospiro di sollievo che non abbiano vinto, però in realtà non ha portato davvero. Anche se poi in realtà... Poi ci torniamo su cosa potrebbe aver portato quando parliamo di Brody Lee contro Cody, perché qualcosina forse potrebbe aver portato in realtà. Sta di fatto che sì, Ivelisse e Diamante, come dici tu, non possono più stare lì nel limbo, devono essere dentro la All Elite con tutte e due le scarpe. Io penso anche che Ivelisse possa costruire pian pianino una storia utile per andare verso un titolo che con lei sarebbe comunque in mani sicure. Quindi ora un po' di donne le hai, ora un po' di possibilità si può aprire, fallo, punto. Le possibilità ci sono, ripeto, il torneo
a noi pubblico è servito per dire i Velisse Diamante, se ormai non le contrattualizzate siete dei coglioni, perché ormai sono idem per Tai Conti, anche se ha fatto solo tre incontri, se fa quasi rima, e quindi loro tre ce l'hai, e comunque ora c'hai lo spauracchio, si fa per dire, sappiamo che sarà un incontro a meno che non vinca il titolo Thunder Rosa, e dici comunque sai che sono quattro che ci punti proprio da un altro punto di vista, perché prima hai puntato su delle giapponesi, che poi escluso i problemi che ci sono stati, che per un motivo o per l'altro non è che non si sono fatte trovare pronte, e Rio c'è stato problema lingua ed è stato bello pesante il problema, Hikaru Shida da quando è campionessa non gli hai fatto fare niente, ha detto quella cosa sia su Twitter che nel programma, e quindi non ha fatto niente di fatto, poverina, non c'entra niente lei, proprio non gli hai fatto fare niente. Stessa cosa poi nella Rose però era in piena pandemia, quindi non era un altro tipo di discorso, e quindi adesso così cambieresti passo, ma lo cambi con gente che ci sa fare sotto tutti i punti di vista. All'inizio della finale le prime due sul ring erano i Velisse e Brandi Rhodes. Commentatori spagnoli, non so se poi l'hanno detto anche con gli americani, la prima cosa che hanno detto è stata: sul ring adesso abbiamo Brandi Rhodes, che comunque sono soltanto 4 anni, che s'allena, nemmeno che fa la lottatrice, che s'allena, contro i Velisse, che nonostante sia giovane ha un trascorso nel mondo del wrestling assurdo. E questo poi è stato il leitmotiv, che bella parola che ho trovato, dell'incontro, perché di fatto è stato un 2 contro 1. Ellie è riuscita a fare la Ellie, però è stato un 3 su 4, e quindi è penalizzante poi la fine. E infatti se le continui a portare comunque insieme, castri Ellie. Ora, se la Ellie dell'anno scorso, che abbiamo visto che di fatto non lotta, è un discorso, ma se è un Ellie che invece la vuoi mettere, e lei sarebbe come un nuovo acquisto, comunque, perché finalmente la vedremo, se metti una Ellie che invece deve partecipare sul ring, con Brandi Rhodes vicino, sempre a fare coppia ovviamente, se è manageressa è un discorso, hai castrato Ellie. Non si può castrare una donna, però è per modo di dire, ovviamente. Sì, decisamente, è anche molto chiaro. Soprassediamo sull'incontro della prossima settimana, 2 contro 1, 2 più qualcosa contro 1 tra Big Swole e Riba, ormai anche io la chiamo Riba, povera Rebel Riba, e Britt Baker con lo spauracchio Penelope Ford, vediamo, lo vediamo e basta, non ho grandissime cose da dire a riguardo. Sta di fatto che invece ho molte cose da dire, anche se insomma l'orario è tardo, ho molte cose da dire sul match tra Cody e Brody Lee. Fabrizio, è praticamente stato uno squash. Io ho goduto tantissimo, lo dico, dirò apertamente, volevo che Cody perdesse in un modo simile a questo, cioè se doveva perdere, doveva perdere in modo nettissimo, e qui ha perso in modo nettissimo. Come l'hai trovata la cosa? Io un po', devo dire, ero contento, ma mi ha sorpreso. E idem. Però, cioè, è il modo migliore per perdere. Doveva perdere così, perché comunque bonariamente aveva rotto il cazzo. Bonariamente, per non so da prendere però la lettera. E doveva perdere così. Non me l'aspettavo, sì, ovviamente non me l'aspettavo, e c'è da dire, io ero andato, avevo letto gli spoiler davano Brody Lee vincitore grazie in un incontro tirato grazie all'interferenza di Eric Rowan, l'ex, quindi doveva essere tirato, nel senso che comunque i due si davano battaglia, poi alla fine per il rotto della cuffia Eric Rowan con una maschera di Dark Order faceva una mossa, se non sbaglio, su Cody Rhodes, cosa facesse, Brody Lee se ne approfittava, vinceva, poi si toglieva la maschera e c'era Eric Rowan sotto. Mamma mia, che storyline avvincente sarebbe stata, guarda, non vedevo l'ora. Nei primi 2 minuti, quando ho visto Brody Lee massacrare letteralmente di botte Cody, ho detto, o l'incontro finisce tra un minuto, o più o meno, o fosse mancato, o se no è una pagliacciata. Perché non puoi far ritornare nemmeno il John Cena dei tempi d'oro, lo puoi far ritornare più forte dopo che ha preso quelle botte, le due power bomb, eccetera. Non puoi. È proprio inverosimile, va bene, lo sappiamo che sport entertainment
che tutto può succedere, però gli sarebbe stato cadere veramente in un baratro di quelle cose che ti fanno pensare, ok, posso non seguire più la federazione, la metto proprio in maniera estrema. Dopo due minuti ho detto, no, non può essere intervenuto quello là, cioè non esiste, e fortunatamente si è risultata una voce infondata. Sì, fortunatamente per un paio di ragioni almeno, la prima è sicuramente che non serve Rick Rowan, poi felice di essere smentito, cioè se dovesse arrivare e fare bene, ok, sono contento, però di base non serve Rick Rowan. Dall'altra parte io non volevo una sconfitta sporca per Cody, volevo una sconfitta bella, pulita, senza dubbio che potesse qualcosa, diciamo così, andare storto. La parte divertente è stato proprio vedere questo match che si è svolto in un modo particolare. Io so già che gente come Salvatore, il nostro Oliver Queen, avrà sicuramente da ridire sulla gestione di questa sconfitta da parte di Cody, però nettissima. Tra l'altro, quando ho visto che mancava poco alla fine dello show, mi sono girato, erano 10 minuti alle 3 più o meno, doveva finire alle 3 circa. E beh, ho guardato, ho detto, ma qua come fanno a fare un incontro serio fatto bene? Manca 10 minuti, e l'hanno fatto super serio e super fatto bene. Tra l'altro è finito talmente presto che c'è stato lo spazio, qua Fabrizio comincia poi una considerazione che prenderà anche dentro Ellie, c'è stato lo spazio, dicevo, per una battuta veramente d'altri tempi. Cioè, Cody è stato malmenato pesantemente, Arn Anderson è venuto ad aiutare, è stato malmenato pesantemente, quando si sono accorti che stava arrivando i due QT Marshall e Dustin sono stati bloccati, menati pesantemente, lanciati all'interno dello stage, che erano già stati picchiati a sangue, e a un certo punto succede una cosa che è stata molto molto bella, cioè dare un senso all'arrivo di Anna Jay all'interno del Dark Order, perché arriva Brandy, si butta con il corpo sopra suo marito e sostanzialmente dice basta, non picchiatelo più. A quel punto Brody Lee, che poteva fare o il monster heel definitivo e assoluto e picchiare una donna, e molti avrebbero magari voluto una cosa del genere per dire ah, ma sai che status, no, sarebbe stato una merda, e infatti sono contento che non sia successo. Cazzo, arriva Anna Jay, se ci pensiamo bene fino a quel momento Anna Jay era sempre stata portata via nei momenti di difficoltà, nei momenti peggiori, quando si doveva malmenare qualcuno lei veniva portata via, lei arriva e picchia Brandy, dimostrando una volta per tutte che sì, lei è nuovo membro del Dark Order. Ti è piaciuto questo segmento finale? Molto, soprattutto tenendo conto che non c'era Colt Cabana, e lui sta cosa non l'avrebbe mai fatta, soprattutto verso Cody, tra l'altro, e quindi volontariamente, però ci ha fatto caso, porta avanti anche il discorso Colt Cabana Dark Order. Dopo lo squash match, però, quando ho visto portare via Cody, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: secondo me Cody è infortunato, ma non che sia infortunato durante l'incontro, secondo me Cody stava fermo per magari due settimane, un mese, due mesi, non lo so. Mi ero fatto l'idea che avesse un infortunio, e quindi il discorso di perdere poi tanto l'avrebbero studiata diversamente. Non so perché, mi è venuta la cosa, ho detto è infortunato, appunto, non... Però poi, appena ho visto che l'hanno fatto cadere giù dalla barella, ho detto vabbè, ok, non si è infortunato, e fa parte tutto della, diciamo, storyline, comunque della storia di questo incontro, post-match più che altro. E quello di Anna Jay, l'ho apprezzato veramente tanto, perché quando ho visto Brandy uscire, tra me e me ho detto, mi sembra strano che io non ho visto, cioè io nel senso visivamente, che non abbia visto Anna Jay, chissà come mai, però continuavo veramente a guardare tra i membri del Dark Order se ci fosse stata lei. Però non per la ragione estetica, ma proprio perché ho detto, se fanno le cose fatte bene, adesso Anna Jay deve gonfiare di botte Brandy Rhodes. Non la vedevo, per mio disappunto stavolta, dalla parte visiva,
ho detto, porca Eva, non la fanno, peccato. E poi appena ho visto arrivare, poi con la Triangle Choke, vabbè, comunque con la Choke, ben venga, in più le ha dato anche la mazzata di farla addormentare, come dicono nel wrestling. E, però è stata veramente la chicca in più. L'unica cosa che mi torna da una parte e non mi torna dall'altra, però ritorna invece benissimo nel discorso di Cody, è che appunto in questo caso sarebbero dovuti intervenire i Bucks, Omega, Page di turno, sarebbero dovuti intervenire, è evidente. Loro non intervengono proprio per far vedere che intanto Cody Rhodes è una cosa e loro sono un'altra, poi tanto diventeranno ancora un'ulteriore altra. Allo stesso tempo è stato attaccato Arn Anderson. La mia mente malata ha subito pensato, non vengono a difendere Arn Anderson, gli FTR però se lo legano al dito questo. Sì, potrebbe essere, però io ti dico due parole e una congiunzione. Questa cosa puzza molto di Blood and Guts. Ci ho visto, sì. Nightmare Family contro Dark Order. Non ci vedo però Nightmare Family. Ci vedo i famosi Four Horsemen contro i Dark Order. Però Fabrizio, l'idea di adesso è... Vabbè, adesso Nightmare Family. Ma, è certo. Adesso hai messo di fatto più che Nightmare Family, hai messo proprio la Rose Family. Scuso, qui di Marshall non mi risulta essere parente. Tra l'altro potrebbe essere interessante vedere tre uomini e una gamba e Brandi Rhodes, quindi dall'altra parte tre Dark Order e Anna Jay. Interessante per cosa? No, nel senso che sarebbe un'apertura per un match del genere inserirci anche il contesto femminile. Sì, però se in un incontro del genere devo inserirci il contesto femminile, non lo inserisco tra una che ha dei seri limiti e una, comunque per quello che ne vogliamo, una ragazzina con 9-10. Sono d'accordo da un certo punto di vista, però che la gabbia può aiutare, però è lì che voglio andare io, cioè la gabbia può aiutare a sconfiggere un po', però a sto punto ci metto Ellie, che è l'altra cosa che volevo dire, cioè se a questo metto punto Ellie, allora, le Nightmare Sister, metto la lottatrice, bravo, se a questo punto le Nightmare Sister sono davvero sister, allora mi mandi Anna Jay contro Ellie. Allora comincia a prendere senso il fatto che siano unite, se no è inspiegabile. Brandy dovrebbe fare un po' come faceva l'anno scorso con Amazon Kong, che sul ring ci andava a Amazon Kong, il concetto è abbastanza quello. Sì, la prima volta, poi la seconda c'è andata lei contro Ellie. Perché era infortunata a Hong Kong, Se ti ricordi, due giorni prima hanno dovuto dire che c'era Brandy contro Ellie, ma soltanto per è stato un ripiego. Però se fa un discorso del genere, si passa da Hong Kong ad Ellie, quella che lotta è Ellie. Ok, allora mi va bene. Ellie Kong, praticamente. Diventa un... magari aspettando proprio Hong Kong, chi lo sa, lo scopriremo a fine anno. Ah, sì. Allora Fabrizio, la prossima settimana usciamo un po' più tardi, ma sempre di venerdì. La prossima settimana ci sarà un po' di pubblico, circa il 10% della capienza del Day Displays, quindi siamo tra le 500 e le 600 persone, e la prossima settimana avremo un nuovo campione TNT che molto probabilmente non difende il titolo, non c'è Open Challenge, meno male. Avremo un po' di cose, ma prima di chiudere, l'ultimo pezzettino te lo devo chiedere, cioè, e la card attuale di All Out? La card attuale di All Out vede, diciamola così, l'incontro di Moxley contro MJF per il titolo principale, Shida contro Thunder Rosa, Omega Page contro i vincitori del Gauntlet, Jericho contro Cassidy, poi c'è anche Big Swole contro Britt Baker e molto probabilmente Ricky Starks contro Darby Allin. Hanno messo il turbo in questa puntata, Sì, però tendenzialmente nessuna sorpresa. Thunder Rosa è una sorpresa in quanto non fa parte del roster, però c'era un Open Challenge aperta ed era uno dei... noi abbiamo detto lei o Tessa, poi Tessa si è sposata, quindi si farà un po' di viaggio di nozze, vado a presumere, buon per lei.
Quindi al momento però sorprese tendenzialmente no, la sorpresa potrebbe uscire tra Omega Page, al momento Omega Page adesso sono contro tutti, perché devono ancora aspettare, quindi tutti, vabbè, tutti i partecipanti del Gauntlet più che altro. Quindi è alla fin fine facile che poi siano appunto gli FTR, vado a presumere poi magari, però se non vincessero gli FTR, attenzione, secondo me non vincerebbero nemmeno i Bucks, e allora avremmo FTR Bucks e Omega Page contro i vincitori del Gauntlet. E se fossero, e qua si andrebbe ad avverare quello che avevamo detto un po' di tempo fa, se Gauntlet lo vincesse che Proud and Powerful, sarebbe molto molto divertente. E sarebbe così molto molto divertente, fai fare Bucks FTR e Omega Page li fai perdere quei Proud and Powerful. Un po' mi dispiace, Fabrizio. Mi dispiace perché in alcuni momenti di questa puntata, mentre parlavamo, abbiamo fatto delle facce molto, molto interessanti. Parlando di Kingston, parlando. Sì, però poi può andare lo stesso, poi anche un fan che si pone il problema di. Però... No, no, certo, certo. Però è stata una puntata che avrei voluto far vedere anche come l'abbiamo vissuta noi, perché davvero Dynamite ci ha dato tanto. Ah, e quindi. Nel frattempo sono andato a controllare Tato Santana, che tra l'altro Santana e Kingston sembrano fratelli, aperta, sì, chiusa parentesi, e in più ha messo anche una foto che c'erano lui, Hikaru Shida e Eddie Kingston, quindi a quanto pare c'è già comunella, vabbè, c'è Kingston e Santana che si conoscono, quindi hanno già fatto amicizia anche con Hikaru Shida, fortunati loro. Assolutamente sì. Noi vi invitiamo chiaramente a continuare a seguire tutto quello che facciamo. Questa settimana è stata molto lunga, ci siamo presi solo il sabato di riposo, poi tutti gli altri giorni abbiamo portato qualcosa. E dalla nostra parte vi diciamo, iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, in questo momento si può andare già a commentare la puntata, e se invece ci avete ascoltato dopo perché lo guardate in italiano, benissimo, potete comunque venire al gruppo Telegram a parlare, le opinioni non scadono. Se sono intelligenti, portate con un certo tipo di, insomma, di interesse da parte vostra, il dialogo, il confronto, è sicuramente un buon posto dove venire a chiacchierare di AEW. Si parla solo di quello nel gruppo, però è importante. Avremo una settimana molto molto bella, domani un Elite Club con un campione italiano di wrestling, non dico altro. Martedì c'è ancora il Tweet of the Week, mercoledì le risposte al suo call mailbag, giovedì Beyond AEW dedicato a Sammy Guevara, e vi consiglio caldamente di ascoltarlo, ci sono delle cose molto molto belle, e poi ovviamente venerdì però al pomeriggio usciamo con Elite Friday. Quindi Fabrizio, chiudiamo il 154 bis, mi sento molto giudice in questo momento, ti ringrazio per aver partecipato e ovviamente noi ci dovremo sentire tra pochissimo, un paio di giorni forse, per il suo call. Ma direi anche tra un paio di minuti, no, stanno arrivando ancora delle domande, dobbiamo ancora aspettare. E vabbè, allora per il suo call ci sentiremo tra, no, domani di fatto, molto probabilmente martedì. Dopo domani, ok. Spoiler. Sì, no, suo call questa settimana lo registriamo di martedì perché appunto essendoci stato in ritardo di Dynamite, magari le domande arrivano dopo, quindi siamo stati bravi. L'abbiamo annunciato solo sul gruppo Telegram, ma dato che tu sei disattento, tu entri soltanto quando c'è da parlare di cose che ti piacciono, e quindi sei disattento su tutto il resto. Sì, sì, poi il resto non vado a... Ci sono già degli altri admin, quindi non vado a interferire in altre cose. Quando è il mio turno vado a interferire, quindi non... Esattamente, esattamente. Dai, grazie davvero di cuore a tutti per aver partecipato a questa puntata di Elite Friday. Io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast. Vi do appuntamento, come sempre, alla prossima.